Ciao ragazzi e ben ritrovati. So che le vacanze sono appena cominciate e che all'Epifania che tutte le feste porta via manca ancora qualche giorno, ma il video di Natale di quest'anno è dedicato proprio a lei, alla Befana, che anche se banalizzata ed edulcorata dalle rivisitazioni moderne, è in realtà un personaggio davvero affascinante, complesso e a tratti anche un filino inquietante. Non vi anticipo altro, cominciamo subito con strega, dea o vecchia megera, chi è davvero la Befana. Posta alla fine del ciclo natalizio, nel giorno del calendario cristiano che celebra la manifestazione di Dio in Cristo, ovvero l'Epifania, il momento cioè in cui i magi fanno visita a Gesù bambino, recando con loro dei doni, la Befana è un personaggio del folklore italiano che, al pari di Babbo Natale, rappresenta molto bene la commistione tra sacro e profano, che è tipica delle feste comprese tra la fine del vecchio anno e l'inizio del nuovo. Il termine stesso Befana deriva dalla parola greca Epifaneia, che significa appunto apparizione, manifestazione, quasi a confermare già dal nome le sue origini popolari. Tutti la conosciamo per le sue caratteristiche fisiche e, potremmo dire, anagrafiche, oltre che per i vari oggetti che le sono associati. La Befana è sempre una vecchia, una vecchina talvolta arcigna, con tratti fisionomici che la fanno assomigliare ad una strega. I capelli grigi, il volto grinzoso e il naso adunco. È sempre vestita in modo dimesso, con stracci o con scarpe rotte, come recita il proverbio. Viaggia sempre di notte e sempre a cavallo di una scopa, altro elemento che sembra avvicinarla all'idea della strega, compreso il fatto che sia solita muoversi col buio, volando sopra i tetti. A lei sono associate le calze, dentro cui lascia i regali, e il camino dove le calze vengono appese e dalla cui cappa la Befana si introduce in casa. Come Babbo Natale, anche la Befana porta i doni ai più piccoli. Il dono in questo caso si manifesta ovviamente di notte e talvolta può essere sgradito, il carbone ad esempio, connesso ancora una volta col camino e col focolare domestico. È interessante che la Befana venga rappresentata quasi sempre come una donna magra e decrepita e in alcune tradizioni regionali abbia addirittura dei tratti spaventosi e inferici. La rododesa, ad esempio, detta anche rodosega o altre varianti ancora, che è la versione bellunese della Befana comune, è descritta dalle storie proprio come gigantesca, bruttissima e spesso armata di un fuso di ferro. Insomma, un personaggio femminile piuttosto ambiguo. Queste caratteristiche però non devono per forza indurci a considerare la Befana l'evoluzione in positivo di un personaggio demoniaco, la strega ad esempio. Vecchia, sterile e disfatta, la Befana rappresenterebbe piuttosto il lato spento della natura invernale. Sarebbe cioè la raffigurazione popolare della Madre Terra, colta nel momento più oscuro e problematico dell'anno. Quello dell'assenza dei frutti. In tutte le culture umane, la Madre Terra è infatti rappresentata come una donna, giovane o matura, con tratti che simboleggiano spesso l'abbondanza, la fertilità e la prodigalità verso gli esseri umani. Ma la Madre Terra può assumere caratteristiche diverse a seconda del periodo e della stagione. Se infatti in primavera e in estate, momenti di fecondità e di abbondanza, la sua rappresentazione più comune è quella di una donna giovane e bella, con forme generose e con colorito florido, di contro in autunno e in inverno la Madre Terra finisce per assumere tratti di stanchezza, di sterilità e di impoverimento. Da donna giovane e florida dunque, a vecchia sterile e sciatta. È così che è nato il mito della Befana. Lei che arriva nel cuore dell'inverno, nel momento più buio dell'anno, quando la natura avvizzisce, diventa infruttifera, spoglia, spossata, piegata dal gelo, quella natura la rappresenta completamente. E non è un caso allora che sia decrepita e grinzosa o magra e rinsecchita, o addirittura vestita di pochi stracci, come in fondo sono gli alberi che in questo momento dell'anno sono coperti appena dalle foglie che sono rimaste sui rami. Tuttavia, questa Befana,
vecchia, simbolica, non è isterilita al punto da poterla confondere con la morte, sì magra ma scheletrica, e questo indica che comunque, al di là del suo essere momentaneamente infruttifera, la madre terra che rappresenta non ha perso del tutto le proprie caratteristiche feconde. Quella della vecchiaia è per lei soltanto una fase che si ripete ciclicamente. All'inverno infatti seguirà la primavera e così la Befana, che tutte le feste porta via, in realtà porta via con sé soprattutto l'accorciarsi dei giorni, che proprio in concomitanza col solstizio invernale tornano gradatamente ad allungarsi di nuovo. A riprova di ciò, esistono numerosi riti sparsi in tutta la penisola che, svolgendosi non per forza a cavallo dell'Epifania ma anche ad esempio del Carnevale, mettono in scena la distruzione del vecchio o della vecchia, di solito un fantoccio di stracci e paglia che viene appunto arso o distrutto, come a simboleggiare la fine di un ciclo e l'inizio di un altro. Dall'anno vecchio a quello nuovo, dall'inverno sterile e cupo al risveglio della natura. Presso molte culture antiche, del resto, l'anno iniziava con la primavera. Basti pensare alla Roma repubblicana, dove marzo era il primo mese dell'anno. Non va però dimenticato che tutto il periodo compreso tra Natale e l'Epifania era anticamente considerato magico e in qualche modo instabile. Ne avevo parlato nello speciale di Natale dello scorso anno, che se non avete ancora guardato vi lascio nella box di questo video. Per farla breve, era idea diffusa che nel periodo natalizio, al pari di quanto avveniva la notte di ogni santi, gli spiriti ultraterreni che dimoravano sottoterra, secondo la tradizione popolare, risalissero tra i vivi e tornassero nelle case che erano loro appartenute durante la vita. Non si trattava chiaramente di spiriti malvagi, ma di presenze buone che andavano accolte e ristorate con cibo e offerte. Se ci pensiamo, quello che tuttora si fa con Babbo Natale e con la Befana. A chi non è capitato infatti di lasciar loro un bicchiere di latte o dei biscotti? È chiaro che un legame tra queste due figure, Babbo Natale e la Befana appunto, e quelle dei morti che tornano, esiste. Come dicevo infatti anche nel video dell'anno scorso, anche loro sono presenze sopite per un anno intero che una sola notte l'anno tornano a far visita ai bambini. Perché ai bambini? La risposta è semplice. I bambini sono la parte più delicata e fragile dell'umanità. E questo è tanto più vero quanto più si torna indietro nel tempo. In passato infatti la mortalità infantile era altissima e i bambini vivevano in condizioni più precarie degli adulti. Ragion per cui spesso erano associati ai defunti. Ecco perché ad ogni santi, o ad Halloween, e naturalmente anche a Natale, si faceva e si fanno offerte o doni proprio ai bambini, perché in realtà era un modo indiretto per farle alle anime dei morti. Tornando alla Befana, non va dimenticato che le sue origini affondano nella notte dei tempi, per cui è assai difficile capire quando il mito abbia cominciato effettivamente a diffondersi e soprattutto quando abbia cominciato ad isolarsi definitivamente da tutto un gruppo di figure femminili, divine o leggendarie, con caratteristiche più o meno simili alle sue. Si pensa infatti che a creare l'idea della Befana abbiano concorso tradizioni greche, latine, germaniche, celtiche, slave, oltre che tutta una serie di culti agrari e funebri presenti in larga parte d'Europa. Molti di questi culti erano associati alla luna o alle divinità notturne. Così, secondo alcuni, le antenate più prossime della Befana sarebbero state la dea Diana, protettrice della fertilità e delle partorienti, non a caso associata anche lei alla luna, la dea Proserpina, che era la sposa di Ade, cioè il dio dell'oltretomba, e il cui ritorno ciclico sulla terra assicurava il risveglio della primavera, oltre che, naturalmente, la dea Ecate, che era in grado di viaggiare tra il mondo dei morti e quello dei vivi, ed essendo tra le altre cose anche protettrice della magia e dei fantasmi. Ecate si muoveva di notte ed era pertanto legata alla luna, alla femminilità e ovviamente alla stregoneria. O almeno questa sarà l'idea che prevarrà di lei quando verrà riscoperta nel Rinascimento. Anche le divinità germaniche, Berchta,
o Perchta e Holda avrebbero legami con la Befana. La prima, forse al principio sposa di Odino, decadde dopo il Medioevo a strega cattiva e signora delle bestie, mentre la seconda apparirebbe talvolta come un essere benigno, di solito abitante delle fonti, talvolta come una vecchia strega dal naso adunco. Ad accomunarle il fatto che entrambe, nel folklore più recente, vengano usate per spaventare i bambini, oltre che il fatto che compaiano girando tra le case proprio nelle notti comprese tra Natale e l'Epifania. Come tutti i personaggi del folklore, anche la Befana è associata ad alcuni elementi particolari, i quali a loro volta rivelano significati simbolici assai più profondi di quanto si potrebbe immaginare. Spesso la Befana viaggia su una scopa, un oggetto che sì è collegato alle streghe, ma è anche e soprattutto un oggetto della quotidianità femminile, o perlomeno era un oggetto della quotidianità femminile, perché è associato ai lavori domestici. Del resto mi verrebbe da dire che la stessa scopa volante delle streghe possa essere considerata una distorsione in negativo della quotidianità femminile, unita al fatto che nell'antichità si credeva che gli iniziati di certi culti misterici avessero la facoltà di volare a cavallo di animali o di bastoni. Per entrare nelle case, la Befana passa attraverso il camino, altro oggetto comune e quotidiano. Il focolare domestico era inoltre, almeno in senso più ampio, anche il luogo dove risiedevano i mani protettori della famiglia e il ciocco che veniva acceso alla vigilia e spesso durava per giorni, rappresentava proprio la protezione di questi numi. Così si è finito per accostare alla Befana anche il carbone, che oltretutto è ciò che resta della combustione, che abbiamo visto accompagna alcuni riti propiziatori che servono proprio a distruggere il vecchio o la vecchia. Interessanti sono le sue scarpe, che secondo la filastrocca sarebbero vecchie e tutte rotte. Secondo gli studiosi, queste scarpe rappresenterebbero il cammino annuale che giunge a conclusione. Non per nulla sarebbero appunto consumate, rotte o vecchie. In più, se ci pensiamo, queste scarpe hanno un riflesso nell'azione della Befana di lasciare i doni proprio dentro le calze. L'usanza dei doni nelle calze o nelle scarpe sarebbe del resto antichissima. Nelle leggende germaniche, ad esempio, è Odino a lasciare i doni nelle scarpe dei bambini. E sorge spontaneo chiedersi perché proprio le calze o le calzature? Devo ammettere che su questo argomento ci si potrebbe sbizzarrire. Innanzitutto, le calze e le scarpe dei bambini, piccole e nuove, sono il corrispettivo rinnovato delle scarpe rotte della Befana. Come un testimone di una staffetta, potremmo dire, che lei, che proviene dal cammino del vecchio anno, lascia a quelli che verranno, quindi come una nonnina che lascia il testimone ai nipoti. La scarpa più in generale avrebbe poi una simbologia in qualche modo sessuale, interpretabile in questo caso come segno di una rinnovata fertilità. La Befana, cioè, lascia i suoi doni dentro le scarpe, come se vi lasciasse i semi del nuovo risveglio. Molti hanno interpretato infatti proprio il gesto della Befana di lasciare doni dentro le calze come il simbolo della natura fiaccata dal freddo che comunque lascia crescere i semi sottoterra in attesa della primavera. Infine, parlando delle calze, non può che venirci in mente un'altra attività storicamente legata al mondo femminile, quella della filatura. La mitologia precristiana è ricca di figure femminili inquadrate nell'atto di filare. La cosa curiosa è che questo atto in realtà rappresenta non tanto la filatura in sé, quanto l'intessersi dei destini umani. E il filo è esso stesso simbolo di vita. Pensate ad esempio alle parche latine o alle moire greche, che sono tre divinità femminili rappresentanti proprio il destino delle persone. Forse perché le donne sono preposte alla nascita e al parto, le civiltà del passato hanno finito per associare loro stesse alla morte. Non è infatti un caso che la morte la rappresentiamo di solito come una donna, al punto da chiamarla la signora oscura, proprio perché appunto nascita e morte in qualche modo sono collegate.
Per tutte queste ragioni è facile pensare che la connessione tra la vita, la morte e il filo che rappresenta tutto questo sia passata anche alla Befana proprio attraverso l'oggetto della calza. Per di più, nei giorni compresi tra Natale e l'Epifania era un po' ovunque diffuso il divieto di filare o di lasciare le matasse in giro per la casa. Sembra curioso, ma queste storie in realtà sono presenti nelle tradizioni di mezza Italia e probabilmente sono dovute al fatto che il filo, rappresentando la vita, era considerato una sorta di calamita per le presenze che venivano dall'oltretomba e si aveva paura che potessero o restarvi impigliate oppure aggrapparsi al filo con il rischio di rimanere, diciamo, in superficie. Esistono leggende regionali che uniscono la Befana al tabù della filatura. E una delle più conosciute, e anche una delle più inquietanti, è quella diffusa nel Bellunese, a cui accennavo poco fa. Qui la Befana viene chiamata Rododesa, ce ne sono diversi di altri nomi ma sceglierò questo fino alla fine per non confonderci. Diversamente dalle Befane, per così dire, comuni, la Rododesa ha caratteristiche particolari e spiccatamente inferiche. Qui, più che altrove, infatti, la vecchia, che torna col buio dell'inverno, è intesa a metà tra un essere positivo e una vera e propria strega. La Rododesa è una donna sola, non battezzata, destinata a ramingare per il mondo. La si immagina generalmente armata di un pericoloso fuso di ferro o dalle dimensioni esagerate. Secondo alcune leggende, non sarebbe sola, ma accompagnata da 12 figli, forse 12 come i mesi dell'anno. Le acque dei torrenti si fermerebbero al suo passaggio e se qualcuno si trovasse sulla riva e la vedesse attraversare, secondo i racconti correrebbe il rischio di essere annegato o mangiato. Altre storie raccontano di donne, sempre in questi luoghi, che attardatesi a filare nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, possono vederla comparire con il fuso in mano, quindi come se lei le punisse di quest'azione che abbiamo visto essere in qualche modo vietata. La Rododesa, tuttavia, non è l'unica delle Befane maligne. Ce ne sono infatti molte altre disseminate in tutto il territorio italiano. Una di queste è la Giampa, che compare nelle tradizioni di alcune località del Veneto e dell'Alto Adige. Si tratterebbe di una vera e propria Befana che, passando dal camino, si introduce in casa e resta a filare per tutta la notte, anche qui associata quindi alla filatura. Si dice che strangoli chiunque si affacci a guardarla, quindi guai a svegliarsi nel pieno della notte, ma che, se non disturbata, se ne vada lasciando dei doni ai bambini. Secondo alcune storie, la Giampa girerebbe per le valli e per i monti, seguita da spettri e cani latranti, una caratteristica questa che a livello mitologico si ritrova in Ecate, la quale girava per il mondo di notte, seguita dai famosi cani stigi, che abbiamo citato anche in realtà in un altro video. Altre credenze parlano ad esempio di Befane cattive che puniscono i bambini che si attardano dopo la cena. In una di queste, che mi ha particolarmente colpito, si racconta di una fanciulla che, rientrata tardi, trovi la Befana seduta in casa a pettinarsi e a sistemarsi i capelli con delle forcine. La Befana le fa una specie di ramanzina e al mattino successivo la bambina, svegliandosi, sente un dolore alle ginocchia e si accorge che le forcine della Befana le sono rimaste conficcate nella carne. Altrove, ancora, le Befane vengono cacciate o rimandate fuori dalle città, spesso da gruppi di bambini mascherati o che fanno molto molto rumore. Le si immagina anche brutte o luride o accompagnate dal suono delle catene che si portano dietro, catene che ci fanno pensare ancora una volta ai fantasmi. E, per la stessa ragione, in altri contesti le Befane vengono descritte come avvolte in lenzuoli, in sudari cioè. Un'ulteriore variante raccapricciante è presente in alcune leggende pugliesi, dove si parla della cosiddetta morta Befanì, che si dice giri per le case con un libro contenente i nomi dei morituri e vada tracciando una croce sulle porte di coloro che periranno entro l'anno. Per finire, non mancano nelle tradizioni popolari di mezza Italia storie di Befane che spaventano, cacciano o tentano addirittura di infilzare i bambini cattivi, risparmiando però quelli buoni. Strega dunque, dea, megera, madre terra sterilita e dispensatrice di fecondità, quale che sia l'immagine della Befana che prevale tra tutte,
non possiamo che riconoscere che il suo fascino sia proprio tutto qui, nel suo essere fondamentalmente l'una e l'altra cosa insieme. E tu? Conoscevi queste storie? Avevi mai pensato che la Befana, così apparentemente semplice e banale, potesse nascondere tutto questo? E conosci altre storie, belle o brutte che siano, che la riguardano da vicino e che sono per esempio tipiche del luogo dove vivi? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo lungo e complesso video e spero che vi sia piaciuto e che l'argomento non sia risultato troppo difficile. Ne approfitto per lasciarvi l'augurio di un buon anno nuovo e chiaramente di una buona Epifania. Un saluto e alla prossima! Se ti è piaciuto il video, lascia un like o condividilo con chi vuoi e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale attivando la campanella per restare sempre aggiornato. Per tutti gli altri contenuti e le novità, puoi seguirmi su Instagram, dove sono semplicemente Nuisia. Grazie e al prossimo video di Nupost.